Siamo con Maria Villani per parlare del suo libro Ci sarà poi un giorno, edizioni Divina Follia, nella collana Fuori Onda. La prima domanda che ti pongo, Maria, Sì. questo titolo è molto particolare, Ci sarà poi un giorno. Qual è questo giorno? Allora, intanto ciao e buonasera a tutti. Allora, questo titolo è un titolo di speranza, quindi un giorno, ci sarà poi un giorno, è un momento in cui vengono superate alcune situazioni complicate, problematiche che in molti casi racconto, di cui parlo. E si superano appunto in una concezione, diciamo, di solidarietà tra le persone che sono un po' i miei personaggi. Quindi è un titolo che racchiude in sé un messaggio di speranza nell'umanità. In questo testo tu utilizzi la formula del racconto. Tu sei più, diciamo, fino ad ora, o meglio, fino a prima di questa stesura, hai utilizzato come forma espressiva la poesia, ma adesso ti sei cimentata in qualcosa di diverso, appunto i racconti. Perché questo cambiamento e come ti sei trovata in questa nuova veste? Allora, questa è veramente una domanda interessante. Ho cominciato appunto, come dicevi tu, con le poesie. La poesia è più, come dire, un momento, nasce da un'emozione che provi in quel momento e quasi un bisogno di mettere su carta quelle parole, quelle emozioni. Io, le mie poesie hanno, forse qualcuno le ha lette, sono abbastanza brevi, però dense, significative. Questo è un po' il mio Assolutamente. modo di scrivere poesie, il mio stile. Sono pennellate, se posso dire. Sì, infatti, nello scrivere poi i racconti ho cominciato a pensare di approfondire, ecco, delle tematiche. In realtà non è proprio semplice per me, nel senso, da un certo punto di vista ho un'ispirazione verso la poesia e quindi sono portata verso la poesia. Però il racconto forse ti permette di arrivare a un più vasto pubblico. Anche pensavo nei miei racconti ai ragazzi, soprattutto spesso i personaggi, i protagonisti sono dei ragazzi e immagino di avere un pubblico appunto di ragazzi che possono essere anche alunni, ma non miei soltanto, però ragazzi della scuola media o anche delle elementari, ma anche delle superiori. C'è un messaggio in fondo, come dire, che io vorrei lanciare ai ragazzi soprattutto, di avere speranza, di superare le difficoltà, di aprirsi anche al mondo degli adulti, perché a volte c'è proprio una poca fiducia reciproca, direi, sia È vero. dei ragazzi verso gli adulti, sia degli adulti verso i ragazzi. Ma se noi non stabiliamo un dialogo, un colloquio, anche fatto di azioni concrete, ecco, allora la vedo difficile. Perciò questo bisogno di raccontare per avere un pubblico un attimino più ampio e poter parlare anche di alcune esperienze che nascono dalla mia vita, diciamo, anche di docente in giro per l'Italia. Come è stata effettivamente la mia gavetta, però poi prendono altra strada, ecco, è solo un inizio biografico. Credo, questa è una cosa che spesso mi sono chiesta, se gli scrittori effettivamente prendono spunto dalla propria vita, e anche da insegnante, diciamo, di letteratura italiana, da professoressa, io penso sempre di più di sì. Cioè che si prenda spunto dalla propria esperienza, sia proprio diretta, cioè esterna, ma anche interiore. Ecco, in questo senso si prende spunto dalla propria vita interiore, da come si vivono le situazioni, gli incontri, le città in cui si vive, no? Per esempio, dei racconti, un racconto l'ho ambientato in provincia di Bergamo, dove ho vissuto a Treviolo, dove insegnavo. Oppure un altro racconto l'ho ambientato a Ottati, che è il paesino nativo di mia madre, Il che Cilento. conosco nel Cilento, un piccolo paesino, ma molto grazioso, che poi tra l'altro è il paese della longevità, dove le Si poche vive a generazioni lungo. si vive a lungo e si vive bene. E quindi sono paesi e città che ti rimangono un po' dentro. Anche Bari, il primo racconto è ambientato a Bari.
e dove io ho vissuto una delle prime esperienze di insegnante, di professoressa, e ho trovato una città, come dire, del sud, però anche un pochino difficile. Mi ricordo che la sera dopo le 8:30 non dovevi stare a casa, C'era il almeno nel periodo in cui, coprifuoco. sì, nel periodo in cui vivevo lì, c'era da stare attenti proprio alla criminalità. E quindi sono delle esperienze, diciamo, di vita mia personale che ho cercato di romanzare, di portare nei racconti. Prima che andiamo avanti, mi fa piacere che leggi a tua scelta una poesia, perché in questo testo, oltre ai racconti, oltre anche a un atto unico di cui Sì, parleremo, ci sono certamente. anche le tue poesie. Quindi vorrei che tu ne scegliessi una e ce la leggessi. Con grande piacere. Questa poesia è Verso il sole. Introduce il racconto Veronica. Guardando la luce, ti entrò dentro l'anima quella gioia che avevi allontanato. Un timore ti invadeva, mai più avresti provato dolci sensazioni amorevoli, leggiadre, uniche. Quando non più speravi, osando aspettarti un cambiamento, le ali ripresero il volo. Di nuovo il blu ti colpì nel profondo, gli occhi traboccavano di gioia rinata. E quindi questa è una poesia, anche in questo caso parlo di speranza, no? Perché ci possono essere dei momenti in cui la luce viene meno, no? La luce Sì, metaforicamente. assolutamente, capita a tutti quanti noi, penso. E quindi poi magari quando meno te l'aspetti di incontrare di nuovo questa luce, rimanendo dentro di noi sempre quel barlume di speranza, tu la ritrovi. È quindi un po' questo anche il messaggio di questa poesia Verso il sole, che è appunto il sole della speranza, dell'ottimismo. E quindi diciamo, ho inserito anche delle poesie all'interno di questo testo. Che introducono i vari racconti, Sì. infatti tu dicevi che questa introduce proprio la storia, diciamo così, di Veronica che è ambientata ad Altamura. Altamura. E tu in questo racconto fai anche un po', cioè si vede la tua formazione da docente Sì. perché ti piace anche raccontare un po' quelle che sono le traduzioni del posto, quindi il perché Altamura è così rinomata Per per il il pane. pane. Quindi Sì. assolutamente c'è questo aspetto. Volevo chiederti, affronti, come dicevi tu, tanti temi, lo fai con molta delicatezza, perché rileggendo il tuo testo mi sono resa conto che ci sono temi molto forti, quelli del bullismo, della prevaricazione, anche della violenza nei confronti delle donne, però lo fai con una cifra tutta tua, molto delicata, molto semplice, e poi alla fine di ogni racconto è come se nell'ultima considerazione tu esprimessi una morale. Te ne sei accorta, cioè è voluta questa conclusione o man mano che scrivevi i racconti ti veniva naturale? Allora, questa anche grazie della domanda, è bellissima. Mi veniva naturale, però effettivamente è così. Io volevo lasciare un messaggio. E c'è, come dicevi tu, una componente forse un po' fiabesca, no? Mi ricordo un po' la favola di Esopo, Sì. che concludeva, brevi ovviamente Sì. testi per chi conosce Esopo, e concludendo sempre questo racconto dimostra che ho de logos do che, Sì. dimostra che, e quindi con un breve messaggio da dare a tutti i lettori. E sì, in effetti è un po' voluta questa cosa, mi è venuta un po' spontanea, forse anche perché ho un po' questa formazione pure classica. E poi credo che la lettura abbia anche un valore educativo in generale, quando si legge un libro ti rimane un messaggio. Ora l'autore lo può chiarire, come nel mio caso, esplicitare, no, il messaggio che si è voluto dare, oppure rimane dentro di te, dentro il lettore, quel messaggio più o meno sottile, no, che l'autore ha voluto comunicare, che è poi la sua esperienza di vita o quello che ha inventato per lasciare comunque un significato, delle parole ti rimangono dentro, ecco, in qualche maniera. È vero. E quindi sì, c'è sempre questa parte finale,
che è un po' un messaggio sempre positivo, perché tante, come dicevi tu, ho trattato delle tematiche Molto le anche di storie, sì. violenza, eh? Sì, di violenza, di emarginazione. Sì. Alla fine però non hai mai, leggendo questi racconti, quel senso di pesantezza, di tragicità, pur riconoscendone Sì. il peso, no? La gravità, ma non, alla fine c'è questa idea, questa apertura verso quello che è il futuro. Infatti poi le storie tutte hanno un finale positivo anche nelle situazioni più difficili. Qual è il racconto che a te è rimasto dentro di più? Sono tutti belli, però credo Grazie. che un autore, poi ci sono delle cose che scrivi, a me capita così, no? Che senti più tue, che ti hanno toccato delle corde molto intime. Sì, in effetti la storia che il racconto che mi è rimasto più dentro è quello di Ottati, ambientato a Ottati, la storia di Matilde. C'è qualcosa di vero che non riguarda proprio me, ma una persona che appunto conoscevo e che in effetti è proprio la Matilde del racconto, una donna intelligentissima, intuitiva, analfabeta però, quindi senza cultura, e che ha avuto una vita impegnativa, difficile, però lei non ha mai perso proprio la voglia di vivere. Nonostante appartenesse a una famiglia numerosa, non avesse i mezzi economici, no, per migliorare, nonostante abbia dovuto dare il figlio appunto via in un orfanotrofio perché non poteva prendersene cura lei, non avendo appunto la possibilità economica. Poi in realtà poi successivamente lo ha La vita ritrovato. le ha restituito in Sì. un certo qual modo la levità per la decisione dura che ha preso, questo lo possiamo dire. Io l'ho appuntato questo perché è uno anche di quelli che mi ha molto colpito. Sì. Il titolo di questo racconto è Per amore, solo per amore, e ho messo a fianco una mia considerazione, la maternità in solitudine, quindi questa giovane donna, come dicevi tu, analfabeta, che per amore concepisce questo figlio e poi si ritrova da sola perché l'uomo Sì. con cui ha avuto questo bimbo, questa bambina, la La lascia lascia, e ed era quindi, impegnato per un'altra però lei va persona. avanti e alla fine decide appunto, come dicevi tu, di darlo ad altri che possono assisterlo. E quindi anche a me, invece ti dico proprio quello che a me, mi sono segnata il titolo, Gianni o Marocchino, che è ambientato a Napoli A proprio, Napoli. anche una storia molto bella che in un certo qual modo anche in questo caso affronta il tema dell'abbandono, no? Di una maternità non vissuta, di questi figli lasciati un po' a se stessi con un professore, neanche a farla Professore, sì, apposta, infatti questa figura questo è anche molto bello, questo racconto che devo dire non ha cioè è effettivamente frutto della mia invenzione, non ha una base di verità, ma volevo anche in questo caso parlare della possibilità di un cambiamento, anche nelle condizioni più meschine, di miseria, cioè questi ragazzi, questo Gianni è abbandonato a se stesso dal padre e dalla madre. E trova in un professore, diciamo, il suo aiutante, colui che gli cambia la vita. Io faccio questo lavoro, soprattutto la professoressa, e poi, insomma, amo scrivere, e credo che il ruolo del professore possa anche essere questo, cioè come dire, di dare un aiuto, un supporto, cambiare la vita dei ragazzi, soprattutto in difficoltà, quelli emarginati, quelli che magari nessuno li vuole. E noi come insegnanti o un insegnante che abbia un cuore, un'anima oltre che una cultura, può effettivamente fare tanto, cioè può prendersene cura, può dargli una mano, può addirittura adottarlo, può addirittura affrontare. Sì, Scusa. non ti preoccupare, abbiamo questo momento di... Posso scusare?